Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Quest'oggi andremo a vedere i 7 salti incredibili registrati da una videocamera. Prima di iniziare col video vorrei ricordarvi una cosa: se siete o non siete iscritti al canale dovete cliccare sulla campanella delle notifiche, altrimenti i video che pubblicherò non vi arriveranno. Detto questo, se questo tipo di video vi piace lasciate tanti like, così potrò sapere che questo video vi piace e portarne altri. Detto questo, iniziamo con il video. Eccoci qua, il primo salto incredibile visto da una telecamera. Io dico una cosa però, se una persona salta così si tronca l'osso del collo, poi cosa succede? Ecco qua un altro esperto, vedremo dove si vuole tuffare. Allora, come potete vedere qua, se uno salta e cade proprio giusto là, si ammazza. Fortuna, proprio fortuna ha avuto sto qua. Un altro pazzo deficiente che si vuole ammazzare, si vede che non ci tengono la loro vita. Tutti questi salti al limite della morte proprio. Sarebbe bello fare una cosa, che ci sia tipo come un concorso, no? Che vengono invitate tantissime persone fuori di testa. E gli dicono saltate da un palazzo sopra una roccia. Chi cade nella roccia senza rompersi le ossa vince 50 milioni di euro, quello che volete. Voglio vedere quanti deficienti davvero lo farebbero. Ecco un altro al limite, se qua cadevi di collo proprio guarda. Un altro al limite. Ti dicono la gente ci tiene alla vita, non lo so, tutti sti... proprio al limite, se cadevi proprio nel bordato ammazzavi. Questo qua è il pazzo più pazzo, madonna, guarda, si era impiegato sopra una... Minchia, madonna. No one's there? Poi il bello che si butta là in mezzo alle rocce, dimmi tu se cadi in una roccia punita così ti entra in culo, voglio vedere poi. O cadi da qua mentre ti stai arrampicando, se scivoli ti ammazzi, eccomi da me. Più questo, dove si vuole buttare? In mezzo alla spiaggia, era proprio... Ah, un altro pazzo in mezzo... Minchia, ci sono gli scogli, che t'ammazzi male! Vabbè. Cioè, ma parlando veramente, questa gente che fa queste pazzie, ci pensa un po' prima, forse le fa così tanto perché dice, se mi carepo, mi entra un sasso dentro il culo, non succede niente. Ma comunque la gente è libera di fare quello che vuole. Se poi si vuole ammazzare, che facciamo a cazzo di pare. E niente, questo è il video, spero che vi sia piaciuto, lasciate tantissimi like, fatemi sapere se volete un altro seguito, un altro episodio. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video, sperando che non sia troppo lontano, però va bene. Alla prossima, ciao ragazzi. Oh my god! Oh my god! Oh!